Reale. Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Michele Gandin. Nasce a Bagnaia, in provincia di Viterbo, nel 1914. Entra nel cinema come assistente alla regia di Vittorio De Sica per Teresa Venerdì. Nello stesso anno esordisce nel cinema documentario, a cui si dedica fino al 1973. Dagli anni 70 in poi ha realizzato numerose inchieste per la Rai. Quello di Michele Gandin è un cinema di grandi capacità tecniche, di estrema professionalità e di forti intenzioni conoscitive. I suoi primi film nascono all'inizio degli anni 50 e cercano di riflettere su quella apocalisse culturale che sembrava segnare le culture del sud. Gandin realizza anche alcuni tecnofilm importanti fra la fine degli anni 40 e l'inizio dei 50, come alcuni film realizzati per la Olivetti. Ricordo in particolare Una fabbrica e il suo ambiente, del 1957. Una casa come un'isola, regia di Michele Gandin, 1970. Sin dal titolo ci localizza l'idea di insularità come qualcosa di circondato dal vuoto, da un mare che in questo caso è una campagna sterminata e che lascia soli i due protagonisti di questo film. Abitano in un casolare isolato in mezzo alla campagna. Lui ha 68 anni, lei 64. Hanno quattro figli, ma tutti e quattro se ne sono andati a fare altri mestieri qua e là per l'Italia. Perché il potere non bastava più per tutti e anche perché i giovani non volevano più lavorare la terra. Loro invece non hanno voluto abbandonare la terra, anche se il loro potere d'Alta Collina, in provincia di Grosseto, rende poco e manca quasi di tutto.
Senza acqua potabile, senza luce elettrica, senza servizi igienici, senza televisione, vivono come si viveva 50 anni fa. Lavorano e faticano come si lavorava e si faticava nelle campagne 50 anni fa. La mattina si alzano alle 5, alle 6, alle 7, secondo le stagioni, e poi ognuno se ne va per conto suo al lavoro. Il podere di 10 ettari, metà coltivabile, metà osco, è diventato troppo grande per loro. Lo lavorano per quello che possono, alla meglio. Alle volte si fanno aiutare dai vicini, fanno a scambio. Tanti quintali di grano, tante giornate di lavoro. Ma per loro quello che produce basta. Hanno pochi bisogni, esigenze minime, esigenze di semplice sopravvivenza. L'olio per condire, il vino, il grano, le castagne, l'insalata, la frutta per le marmellate. Ma anche per produrre così poco, devono faticare. Dall'alba fino a quando fa buio, sono sempre indaffarati. Indaffarati come formiche. Thank you.
Sono marito e moglie dal 25 settembre del 1922. Hanno sempre vissuto qui, in questa casa. Due stanze, un solaio, una stalla. Lui è analfabeta, lei ha fatto la terza elementare. Le sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma ai suoi tempi non usava e non si poteva. Non c'erano abbastanza scuole, soprattutto per i figli dei contadini. Però ha coltivato la lettura. Legge il giornale dei piccoli proprietari, Grand Hotel, e sa fare i conti. Lui, soltanto la sua firma. Oggi, nei poderi d'alta collina e di montagna, non soltanto nella provincia di Grosseto, sono rimasti, quando sono rimasti, soltanto gli anziani e i vecchi. In certe zone l'età media degli agricoltori supera i 60 anni. Attaccati ai loro poderi, affezionati ad un lavoro che non è più redditizio, dal punto di vista economico sono un non senso, da quello umano e sociale un problema. Anche se volessero smettere, andarsene o semplicemente riposarsi, non potrebbero. Tutto ciò che gli passa allo Stato sono 18.000 lire di pensione a testa. Rispetto al passato, le uniche novità sono il PB gas, la luce a metano, l'età e la solitudine. In tutta Italia sono molte migliaia le coppie di vecchi contadini che la sera, in silenzio, si fanno compagnia. Abitano in un casolare isolato, in mezzo alla campagna. Lui ha 68 anni, lei 64. Hanno quattro figli, ma tutti e quattro se ne sono andati. Lui è analfabeta, lei ha fatto la terza elementare. Le sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma ai suoi tempi non si poteva. I figli se ne sono andati perché la terra non bastava più per tutti. Lui è più bravo a scopa, lei a briscola. Qualche volta bisticciano, ma poi fanno pace. I figli se ne sono andati anche perché non volevano più lavorare la terra. Loro invece sono rimasti. E ora sono soli. Sono due vecchi contadini rimasti soli. Due superstiti. Un cinema civile che a volte forse rischia di invadere il soggetto del documentario con una carica cronachistica, indagativa, che in realtà sembra lasciare lontana, fuori dalla porta, una viva compartecipazione.
I bambini raccontano, regia di Michele Gandin, 1958. È un documentario cortometraggio del 1958 di grande interesse, anche per farci capire qual era la visione del mondo contadino nell'Italia di quegli anni, dove l'osservazione assolutamente accurata e molto vicina di Gandin in realtà ci consegna una visione del mondo contadino che sembrerebbe essere condannata all'immutabilità e alla persistenza di valori arcaici. È come se i bambini che vivono in campagna, in questo paesino ligure, fossero destinati a non poter gioire. C'è una frase in particolare in cui la voce narrante ci parla di un Luna Park triste. Non è un Luna Park come quelli cittadini, è un Luna Park segnato da un'idea della sconfitta, quella appunto della cultura contadina. Gli occhi dell'infanzia guardano al mondo con stupore e tutto vi appare come un Luna Park. Ma per i bambini che vivono in questo paesetto arrampicato sulle colline della Liguria, non è così. Per essi, come per i ragazzi contadini di tutto il mondo, la fatica paziente, dura di ogni giorno diventa subito la principale dimensione dell'esistenza. Il loro Luna Park è un Luna Park che non ha luci, colori, musiche di giostre. È fatto di scuri, di zappe, di falci, di bestie da rigovernare. Un ragazzo contadino non ha l'innocenza e la spensieratezza degli altri bambini. Conosce di più, sorride di meno. Per questi bimbi la scuola diventa allora il primo vero gioco e l'affrontano con l'interesse e la passione del gioco. Il peso della zappa, la stanchezza dell'aratro restano fuori dell'aula. Possono raccontare liberamente sopra un foglio di carta la vita e il mondo, gli animali e le cose. E anche se questo racconto appare deformato per i nostri occhi adulti, esagerato nelle tinte e nelle dimensioni, rivela i loro sentimenti, i loro giudizi. Mentre da soli o in gruppo dipingono sui grandi fogli di carta i loro disegni spontanei, si abituano a pensare e a prendere coscienza del mondo che li circonda. Raccontano di tutto con entusiasmo, cose reali e sogni, ma ciò che più sentono di dover raccontare è il loro paese. I disegni allora parlano con la voce stessa dei ragazzi. Questa è la Liguria. Nasino, il nostro paese, si trova a 20 km dal mare, sulle colline, ed è come un uccelletto rispetto alla città. Ecco Nasino con le colline circostanti e i boschi e le fasce tutte coltivate che cambiano colore con le stagioni. In mezzo c'è la strada carrozzabile, che è stata fatta da poco e ha dato lavoro a chi era senza soldi per vivere. Allora vedemmo per la prima volta la macchina che cammina sulle pietre. Tremava tutta e faceva un gran rumore. Sopra le fasce ci sono le colline e i monti, che sono pieni di piante. Se non ci fossero le piante, noi moriremmo tutti di fame perché siamo senza soldi. Non che si mangino le piante, ma si vendono e danno i soldi per vivere. Nasino ha tante frazioni. In questo disegno noi ne abbiamo disegnato solo qualcuna. Ce le volevamo mettere tutte, anzi tutto il mondo, ma il foglio era troppo piccolo. Questa è la frazione chiesa, dove ci sono tante bestie e dove c'è anche il pozzo per lavare. Nel nostro paese, che è fatto con le case per abitarci, c'è pure un altro paese, il paese delle croci.
dicevano gli uomini quando sono morti, e i vivi li vanno a trovare ogni tanto per parlarci un poco. E così sembra che non sono morti e gli si vuole sempre bene. A Nasino ci sono tante persone importanti. C'è il dottore, che gli abbiamo disegnato anche la barba, ma forse non è venuta bene perché non l'abbiamo mai fatta in nessun disegno. C'è il prete, che dice la messa e aggiusta la chiesa, ma semina anche le patate per mangiarle durante l'inverno. C'è il sindaco, col braccio rotto. Il messo comunale. Il cantoniere di seconda classe. E la nostra signorina maestra, che ci insegna tante cose. E questa è la scuola dei bambini, per imparare a scrivere e a disegnare. E dentro ci siamo noi con la stufa e i nostri dipinti. Al nostro paese ci sono pure divertimenti. Nei giorni di festa si fanno i balli con l'organetto. Ogni tanto arriva il cinematografo e noi vediamo tante belle cose sulla tela, con le figure che sembrano persone vere. Qualche volta viene il teatro, che non è un teatro vero, perché il palco degli attori è fatto di tavoli. La televisione l'abbiamo dipinta dal dottore perché ce l'ha solo lui. A Nasino c'è pure il campo sportivo, ma non è come questo, perché non ci sono sedie e ci si siede sopra un muretto o per terra. Ma i giochi che si fanno di più sono le carte e le bocce. Al nostro paese, però, più che altro si lavora sempre, e anche noi bambini si lavora sempre. I lavori da noi cambiano con le stagioni. Ogni stagione ha i suoi lavori. Il lavoro più faticoso è quello di raccogliere le olive, perché si sta piegati e sembra che la schiena ti si raddoppi. E dopo un poco le mani non sono più le nostre, ma del freddo. Noi viviamo quasi sempre in mezzo alla campagna e così possiamo vedere quando arrivano e quando partono le stagioni. La stagione che ci piace di più è la primavera, che cammina come una fata in mezzo ai fiori che le fanno festa. Con la primavera arrivano le rondini e lei sorride e li accarezza tutta commossa. E così il sole, che d'inverno era pieno di vento e di pioggia, piano piano diventa sempre più allegro, finché, quando viene l'estate, resta tutto il giorno a bocca aperta e suda per il gran caldo. Dietro ognuno di questi disegni, quasi per il bisogno di chiarire più profondamente a se stessi ciò che hanno rappresentato, i ragazzi spiegano con le parole quel che hanno espresso con forme e colori. Le loro frasi, più che pensieri, sono reazioni emotive, ma sempre piene di innocente poesia. Nel disegno abbiamo disegnato un bosco di castagne, un asino nero attaccato a un castagno. Nel bosco ci sono le foglie che cadono. C'è una strada che attraversa il bosco piena di macchine. Sulla strada c'è un villaggio. Ci sono anche le fasce. Nel cielo passa un aereo. Io ho disegnato la gemma riparata dal freddo con tanta lanetta di tutti i colori. Il mio disegno ha due fate che vogliono fare qualche cosa ma non sanno cosa fare. Io ho disegnato mia mamma. Mia mamma l'ho disegnata felice, ma non è mai felice. Questo è l'albero della fantasia. Vi sono le rondini che garriscono e non vogliono che nessuno si avvicini all'albero. Dai disegni, dalle preferenze per certi colori, dal confronto con i commenti che accompagnano le pitture, è possibile comprendere questi ragazzi nei loro problemi, nei loro drammi, nei loro sogni. Con la pittura essi rivelano così agli educatori i tratti dominanti dei loro caratteri. Caratteri ancora in formazione,
e che a volte presentano addirittura evidenti deformazioni psichiche. Io ho disegnato erba, erba e le stelle, e tanti uccelli, e due case, e un pino, e un sole, e un uomo, e un carabiniere che va a casa sua. È primavera. In questo disegno mi sono rappresentato io sulla porta della mia casa. Sul tetto ci sono le barche nell'acqua. A me piacerebbe essere su una barca di questo disegno e andare in America a fare il cowboy. Il tempo passa in fretta. Adesso il gioco è finito. Ricomincerà domani. E sarà un gioco che ogni giorno di più arricchirà questi ragazzi e li aiuterà a diventare degli uomini. Fin da adesso i loro volti, che prima erano soltanto chiusi e quasi diffidenti, cominciano a distendersi, ad esprimere una maggiore fiducia. Forse anche riprendere la zappa sarà un tantino meno duro. Ci sarà ancora la scuola, si intravedono altri orizzonti, belli o brutti, tristi o allegri, come nei disegni che dipingono, con la fata primavera e il paese delle croci, come nel ciclo eterno delle stagioni. Il commento è fatto con le frasi originali degli alunni stessi. Ecco, questa didascalia all'inizio del film ci fa riflettere su quanto il documentario italiano verso la fine degli anni 50 intende esplorare le possibilità offerte da un sonoro captato nel mondo. Fino al 1973. Dagli anni 70 in poi ha realizzato numerose inchieste per la RAI. Quello di Michele Gandin è un cinema di grandi capacità tecniche, di estrema professionalità e di forti intenzioni conoscitive. I suoi primi film nascono all'inizio degli anni 50 e cercano di riflettere su quella apocalisse culturale che sembrava segnare le culture del Sud. Gandin realizza anche alcuni tecnofilm importanti fra la fine degli anni 40 e l'inizio dei 50, come alcuni film realizzati per la Olivetti. Ricordo in particolare Una fabbrica e il suo ambiente, del 1957. Una casa come un'isola, regia di Michele Gandin, 1970. Sin dal titolo ci localizza l'idea di insularità come qualcosa di circondato dal vuoto, da un mare che in questo caso è una campagna sterminata e che lascia soli i due protagonisti di questo film. Thank you.
Sono marito e moglie dal 25 settembre del 1922. Hanno sempre vissuto qui, in questa casa. Due stanze, un solaio, una stalla. Lui è analfabeta, lei ha fatto la terza elementare. Le sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma ai suoi tempi non usava e non si poteva. Non c'erano abbastanza scuole, soprattutto per i figli dei contadini. Però ha coltivato la lettura. Legge il giornale dei piccoli proprietari, Grand Hotel, e sa fare i conti. Lui, soltanto la sua firma. Oggi, nei poderi d'alta collina e di montagna, non soltanto nella provincia di Grosseto, sono rimasti, quando sono rimasti, soltanto gli anziani e i vecchi. In certe zone l'età media degli agricoltori supera i 60 anni. Attaccati ai loro poderi, affezionati ad un lavoro che non è più redditizio, dal punto di vista economico sono un non senso, da quello umano e sociale un problema. Anche se volessero smettere, andarsene o semplicemente riposarsi, non potrebbero. Tutto ciò che gli passa allo Stato sono 18.000 lire di pensione a testa. Ci sono tante persone importanti. C'è il dottore, che gli abbiamo disegnato anche la barba, ma forse non è venuta bene perché non l'abbiamo mai fatta in nessun disegno. C'è il prete, che dice la messa e aggiusta la chiesa, ma semina anche le patate per mangiarle durante l'inverno. C'è il sindaco, col braccio rotto. Il messo comunale. Il cantoniere di seconda classe. E la nostra signorina maestra, che ci insegna tante cose. E questa è la scuola dei bambini, per imparare a scrivere e a disegnare. E dentro ci siamo noi con la stufa e i nostri dipinti. Al nostro paese ci sono pure i divertimenti. Nei giorni di festa si fanno i balli con l'organetto. Ogni tanto arriva il cinematografo e noi vediamo tante belle cose sulla tela, con le figure che sembrano persone vere. Qualche volta viene il teatro, che non è un teatro vero, perché il palco degli attori è fatto di tavoli. La televisione l'abbiamo dipinta dal dottore perché ce l'ha solo lui. A Nasino c'è pure il campo sportivo, ma non è come questo, perché non ci sono sedie e ci si siede sopra un muretto o per terra. Ma i giochi che si fanno di più sono le carte e le bocce. Al nostro paese, però, più che altro si lavora sempre, e anche noi bambini si lavora sempre. I lavori da noi cambiano con le stagioni. Ogni stagione ha i suoi lavori. Il lavoro più faticoso è quello di raccogliere le olive, perché si sta piegati e sembra che la schiena ti si raddoppi. E dopo un poco le mani non sono più le nostre, ma del freddo. Noi
viviamo quasi sempre in mezzo alla campagna e così possiamo vedere quando arrivano e quando partono le stagioni. La stagione che ci piace di più è la primavera, che cammina come una fata in mezzo ai fiori che le fanno festa. Con la primavera arrivano le rondini e lei sorride e li accarezza tutta commossa. Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Michele Gandin. Nasce a Bagnaia, in provincia di Viterbo, nel 1914. Entra nel cinema come assistente alla regia di Vittorio De Sica per Teresa Venerdì. Nello stesso anno esordisce nel cinema documentario, a cui si dedica fino al 1973. Dagli anni 70 in poi ha realizzato numerose inchieste per la Rai. Quello di Michele Gandin è un cinema di grandi capacità tecniche, di estrema professionalità e di forti intenzioni conoscitive. I suoi primi film nascono all'inizio degli anni 50 e cercano di riflettere su quella apocalisse culturale che sembrava segnare le culture del Sud. Gandin realizza anche alcuni tecnofilm importanti fra la fine degli anni 40 e l'inizio dei 50, come alcuni film realizzati per la Olivetti. Ricordo in particolare Una fabbrica e il suo ambiente, del 1957. Una casa come un'isola, regia di Michele Gandin, 1970. Sin dal titolo ci localizza l'idea di insularità come qualcosa di circondato dal vuoto, da un mare che in questo caso è una campagna sterminata e che lascia soli i due protagonisti di questo film. Sopra le fasce ci sono le colline e i monti che sono pieni di piante. Se non ci fossero le piante, noi moriremmo tutti di fame perché siamo senza soldi. Non che si mangino le piante, ma si vendono e danno i soldi per vivere. Nasino ha tante frazioni. In questo disegno noi ne abbiamo disegnato solo qualcuna. Ce le volevamo mettere tutte, anzi tutto il mondo, ma il foglio era troppo piccolo. Questa è la frazione Chiesa, dove ci sono tante bestie e dove c'è anche il pozzo per lavare. Nel nostro paese, che è fatto con le case per abitarci, c'è pure un altro paese, il paese delle croci. Lì ci vanno gli uomini quando sono morti e i vivi li vanno a trovare ogni tanto per parlarci un poco. E così sembra che non sono morti e gli si vuole sempre bene. Ci sono tante persone importanti. C'è il dottore, che gli abbiamo disegnato anche la barba, ma forse non è venuta bene perché non l'abbiamo mai fatta in nessun disegno. C'è il prete, che dice la messa e aggiusta la chiesa, ma semina anche le patate per mangiarle durante l'inverno.
anche il sindaco col braccio rotto, il messo comunale, il cantoniere di seconda classe e la nostra signorina maestra che ci insegna tante cose. E questa è la scuola dei bambini per imparare a scrivere e a disegnare. E dentro ci siamo noi con la stufa e i nostri dipinti. Al nostro paese ci sono pure divertimenti. Nei giorni di festa si fanno i balli con l'organetto. Ogni tanto arriva il cinematografo e noi vediamo tante belle cose sulla tela, con le figure che sembrano persone vere. Qualche volta viene il teatro, che non è un teatro vero, perché il palco degli attori è fatto di tavoli. La televisione l'abbiamo dipinta dal dottore perché ce l'ha solo lui. A Nasino c'è pure il campo sportivo, ma non è come questo, perché non ci sono sedie e ci si siede sopra un muretto o per terra. Ma i giochi che si fanno di più sono le carte e le bocce. Al nostro paese, però, più che altro si lavora sempre, e anche noi bambini si lavora sempre. I lavori da noi cambiano con le stagioni. Ogni stagione ha i suoi lavori. Abitano in un casolare isolato in mezzo alla campagna. Lui ha 68 anni, lei 64. Hanno 4 figli, ma tutti e 4 se ne sono andati a fare altri mestieri qua e là per l'Italia. Perché il podere non bastava più per tutti, e anche perché i giovani non volevano più lavorare la terra. Loro invece non hanno voluto abbandonare la terra, anche se il loro podere d'alta collina in provincia di Grosseto rende poco e manca quasi di tutto. Senza acqua potabile, senza luce elettrica, senza servizi igienici, senza televisione, vivono come si viveva 50 anni fa. Lavorano e faticano come si lavorava e si faticava nelle campagne 50 anni fa. Ci sono tante persone importanti. C'è il dottore, che gli abbiamo disegnato anche la barba, ma forse non è venuta bene perché non l'abbiamo mai fatta in nessun disegno. C'è il prete, che dice la messa e aggiusta la chiesa,
ma semina anche le patate per mangiarle durante l'inverno. C'è il sindaco col braccio rotto, il messo comunale, il cantoniere di seconda classe e la nostra signorina maestra che ci insegna tante cose. E questa è la scuola dei bambini per imparare a scrivere e a disegnare. E dentro ci siamo noi con la stufa e i nostri dipinti. Al nostro paese ci sono pure divertimenti. Nei giorni di festa si fanno i balli con l'organetto. Ogni tanto arriva il cinematografo e noi vediamo tante belle cose sulla tela, con le figure che sembrano persone vere. Qualche volta viene il teatro, che non è un teatro vero, perché il palco degli attori è fatto di tavoli. La televisione l'abbiamo dipinta dal dottore perché ce l'ha solo lui. A Nasino c'è pure il campo sportivo, ma non è come questo, perché non ci sono sedie e ci si siede sopra un muretto o per terra. Ma i giochi che si fanno di più sono le carte e le bocce. Al nostro paese, però, più che altro si lavora sempre e anche noi bambini si lavora sempre. I lavori da noi cambiano con le stagioni. Ogni stagione ha i suoi lavori. Il lavoro più faticoso è quello di raccogliere le olive, perché si sta piegati e sembra che la schiena ti si raddoppi. E dopo un poco le mani non sono più le nostre, ma del freddo. Noi viviamo quasi sempre in mezzo alla campagna e così possiamo vedere quando arrivano e quando partono le stagioni. La stagione che ci piace di più è la primavera, che cammina come una fata in mezzo ai fiori che le fanno festa. Con la primavera arrivano le rondini e lei sorride e le accarezza tutta commossa.